Giorno del ricordo, l'intervento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo apre la seduta solenne di venerdì 10 febbraio per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. L'esperienza di Felice e Connessi in Consiglio regionale. Il Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo è intervenuto al momento di restituzione del progetto presentato a Palazzo del Pegaso nella Giornata Mondiale della Radio. Sono due i consigli solenni, quello del 27 gennaio e quello odierno, che vogliamo fare perché la Toscana è stata sempre una terra in grado di accogliere e che negli anni ha svolto un ruolo centrale nella democrazia di questo paese. Dopo aver salutato l'autorità civile e militare e le istituzioni presenti in aula, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo apre così la seduta solenne a Palazzo del Pegaso, dedicata al giorno del ricordo, per non dimenticare uno dei periodi più bui dell'immediato dopoguerra, i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato ben descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri, come oggi, come domani. E la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. Fu il presidente Ciampi, un toscano, a volere la giornata del ricordo perché il 10 febbraio è la data di uno dei più importanti trattati di pace su quell'area, che indubbiamente vide i confini nord-est dell'Italia la parte più discussa all'indomani di una seconda guerra mondiale a cui il fascismo ci aveva portato in condizioni di assoluto disagio, come sostanzialmente sconfitti, e in quel contesto ecco la perdita da parte del nostro paese di territori che erano italiani da secoli e secoli, in particolar modo vicini alla Serenissima di Venezia. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo
delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del cazzo, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere. Credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica, i problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista, che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste, inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani, che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati. E poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il comitato provinciale NVGT qui a Firenze, e quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera, in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, i figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGT in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal Ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. Nella giornata mondiale della radio, lunedì 13 febbraio, la Sala Gonfalone del Consiglio regionale ha fatto da cornice all'evento conclusivo del progetto L'Università alla Radio, l'esperienza di Felice e Connessi tra radio, web e social, finanziato con il Fondo Antonio Megalizzi dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Università e della Ricerca, con ente capofila Contro Radio e partners il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze e il Corecom Toscana. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzoni ha ripercorso la genesi dell'iniziativa, ricordando che Contro Radio ha per questo progetto vinto il bando Fondazione Antonio Megalizzi, dedicato alla figura del giornalista italiano, morto a Strasburgo nel dicembre 2018, a seguito degli attentati terroristici al mercatino di Natale della città. Io sono davvero felice di essere oggi qui, perché oggi riusciamo a mandare un messaggio forte. È possibile condividere con le studentesse e gli studenti un'idea, un progetto di futuro. Qualche anno fa si diceva la radio non sarebbe più esistita, invece la radio, con gli strumenti di comunicazione moderna, funziona ancora di più. Penso ai podcast, penso alla web radio, penso alla necessità di unire sostanzialmente forme di comunicazione differenti. E obiettivo qual è? È cercare di fare anche noi
un'iniziativa del genere in consiglio regionale. Mi piacerebbe coinvolgere le studentesse e gli studenti per cercare di fare un podcast delle attività del consiglio regionale, un modo alternativo per arrivare a tante cittadine e tanti cittadini della Toscana. Io metterei in evidenza la capacità che ancora hanno le istituzioni di saper dare risposte alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Spesso questo viene dimenticato. Noi dobbiamo parlare soprattutto ai più giovani e dobbiamo dirgli quanto è importante impegnarsi nelle istituzioni, perché sono fonte di democrazia. Importante questo progetto perché nasce dall'idea di valorizzare uno strumento importante che conosciamo tutti come la radio e di formare questi ragazzi che hanno bisogno, soprattutto il coinvolgimento è stato del master, quindi proprio di un'attività pratica con dei professionisti. È la prima volta che comunque noi realizziamo qualcosa insieme, in sinergia, in stretta sinergia con una radio, ma anche la radio universitaria a Firenze. Ci sembrava un'occasione per iniziare tutto questo. È sicuramente una buona palestra, ma anche un momento importante di crescita e di coinvolgimento. Noi facciamo bene il nostro lavoro se i ragazzi sono critici, esigenti nei nostri confronti, quindi se ci aiutano anche ci indirizzano a fare sempre meglio. E credo che la radio sia una buona palestra, un'ottima palestra per la sua versatilità, la sua leggerezza, ma anche il sentimento che incarna, e comunque si parla di informazione oltre che di intrattenimento con la radio. Tutti i mezzi di comunicazione, quando arriva un nuovo strumento, si pensa che lo strumento che lo ha preceduto in qualche modo abbia giorni contati. Invece la capacità di reinventarsi, ognuno poi per le sue specificità, le sue peculiarità, acquista nuova forza, nuovo vigore e si reinventa. E sicuramente gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi danno una mano. È un'esperienza molto bella, lavorare con i giovani, con un mezzo così straordinario come la radio è divertentissimo, è formativo, bello, perché siamo in quest'era digitale dove la fruizione è totalmente cambiata, la musica si ascolta con Spotify, e invece no, ci siamo riappropriati della radio come mezzo attualissimo. La radio che sembrava essere superata dalla TV, dalla multimedialità, invece è sempre qui a raccontare delle storie in maniera insostituibile. È stata un'esperienza anche per noi, devo dire, molto interessante, che ci ha arricchito molto, e soprattutto abbiamo avuto grande soddisfazione nel lavorare con questi ragazzi che si sono dimostrati molto interessati e soprattutto motivati, e insomma alla fine è venuto fuori un progetto completo in cui loro hanno imparato la comunicazione in ogni sua forma, quindi hanno imparato a gestire una redazione, a organizzare le interviste, a scegliere i relatori, ma non solo, anche a fare editing, quindi a tagliare gli audio, a montare le trasmissioni e poi anche a parlare davanti a un microfono. Il progetto è andato molto bene, soprattutto perché ha permesso a studentesse e studenti di fare che cosa? Di mettere le mani in pasta in comunicazione, cioè il master ha questa doppia natura, da un lato studiare la comunicazione ma poi farla, quindi la radio è stata un'occasione proprio per fare comunicazione, tra l'altro in modo integrato, perché non c'è solo il prodotto radiofonico ma dal prodotto radiofonico il prodotto social, digital e tutte le altre piattaforme integrate. La radio non invecchia mai, secondo me, per due motivi: uno, perché ha al suo centro la parola detta, no? Che si ascolta, e quindi questo non sparirà mai perché è il centro della comunicazione. L'altro elemento è la sua capacità di interazione, cioè la radio è vero che è ascolto soprattutto, ma poi anche intervento da parte degli utenti, e questo la rende, diciamo, naturalmente interattiva, che è attualmente la caratteristica fondamentale del sistema di comunicazione. I giovani sono andati bene. All'inizio chiaramente le timidezze sono partite, perché per fare gli speaker o per fare delle interviste c'è il momento così di difficoltà. Però, superato quello, sono riusciti, diciamo, a entrare nell'ottica del raccontare, del far conoscere le cose, e quello ha fatto superare anche le difficoltà iniziali.